Buonasera a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. Siamo qui con Francesco. Francesco, si sta Ciao a guardando tutti. i miti universali e quando guarda certe cose Francesco si perde. Benissimo, allora siamo qui con la nostra trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo, ancora una volta dai microfoni Radio Gamma 5 su 94 FM. Bene, ne abbiamo un po' di notizie, vero Sì, un Francesco? po', ne succede, ne succedono Sì, parecchie, beh, ce ne sono di. voi lo sapete com'è, i preti pedofili di Boston hanno tirato fuori 80 milioni di dollari, gli stati a strada parte hanno preso 100 milioni di dollari, gli stati a strada parte hanno preso. Beh, adesso c'è l'ultima notizia che la diocesi dell'Oakland in California ha accettato di versare la cifra globale di 56,3 milioni di dollari per risarcimento di 56 bambini e adolescenti vittime di abusi sessuali fra il 62 e l'85. Centinaia di milioni di dollari, che naturalmente molti di questi dollari saranno prelevati dall'8 per mille in Italia, tanto per essere chiari. Se volete facciamo un po' quello che è le opere di carità della Chiesa Cattolica all'estero, eh? Beh, io in sé non vado così lontano, ma ricordo alcuni appuntamenti. Ricordo che è prossima la celebrazione della Devotio, sul piano d'Asiago, appunto, chi vuole partecipare sa già il posto, perciò se vuole arrivarci direttamente può Sì, partecipare e beh, è bene arrivarci. che venga il punto di È il incontro, il punto punto d'incontro, sì. appuntamento, perché se no non ci troviamo più, non riusciamo più a organizzare tutto, perché non sappiamo più chi arriva, chi non arriva, chi c'è, chi non c'è, e diventa tutto quanto un casino. Per cui trovatevi tutti per piacere al punto di ritrovo e all'ora stabilita. Se poi qualcuno non riesce a essere là, dice io vado su, avverta per piacere, perché Io sennò. vado su. No, cioè no, Sì, no, è infatti, importante questo perché sì. altrimenti non riesco Uno più a aspetta, sì. prenotare il ristorante, non riesco più a sapere quando partire e quando non partire, si sballano praticamente tutti quanti i tempi Ecco, di. per chi ha bisogno di comunicare, c'è il cellulare che è 349-7554-994, di conseguenza uno può dare anche uno squillo a questo cellulare, così avrà maggiori coordinate, maggiori informazioni, potrà essere, diciamo, più organizzata anche la Non partecipazione. scrivetemi in internet a me perché in questo momento non sono collegato, sono fuori internet, per cui Sì, non perché so. Claudio non ha voluto munirsi del GPRS e di conseguenza non riesce a collegarsi perché se prendeva il telefonino con il modem integrato poteva collegarsi da dove era anche in internet. No, diciamo a parte questo, io ricordo appunto che allora le Devoti ormai quanto 9 o 10 anni che la facciamo? Credo sia l'undicesimo anno questo. Lo so che sto sparando alto, potrebbe essere il decimo, non ho niente sotto mano. Comunque minimo sono 10 anni che facciamo il rito della Devotio. Minimo, minimo proprio. Sì, e di conseguenza è un evento importante, è stato anche uno dei primi riti che abbiamo organizzato. Benissimo, tutti sanno che richiede un attimino di impegno fisico perché si tratta di raggiungere a piedi un posto, ma non è un impegno Basta un paio di enorme. scarpe da ginnastica, o comunque un paio di scarpe normali e naturalmente pantaloni, tanto per non essere a posto, insomma, ecco, tutto là. Cioè, chiaramente se mi arrivano ragazze con i tacchi a spillo e le minigonne, vabbè, cioè, ci possono arrivare lo stesso, ma bisogna essere molto abili, vi assicuro, per arrivarci. Cioè, no, meglio arrivare con pantaloni e scarpe da ginnastica, insomma. Sì, io ecco, ricordo un'altra cosa che sabato prossimo, cioè dopodomani, io sarò qui in radio dalle ore 12 alle ore 15 e dalle 14 alle 15 ci sarà ospite Patrick di Raise Venete, assieme parleremo degli antichi Veneti e soprattutto della festa dei Veneti che si terrà a Cittadella il 4 di settembre. Perciò chi vuole poi partecipare a una manifestazione interessante e bella, io ricordo che il 4 di settembre a Cittadella ci sarà la seconda versione, la seconda edizione della Festa dei Veneti. Noi parteciperemo con i nostri tenari della Dea Reitia, faremo la sfilata ricordando appunto la Dea Reitia, anche perché, come abbiamo notato in questo periodo, ci cominciano ad esserci degli interessi anche verso i Veneti antichi e verso la religiosità. E Claudio mi faceva appunto vedere prima un articolo che non conoscevo che è apparso sul mattino No, sulla tribuna di la tribuna di Treviso. Fra Treviso. le altre cose me l'ha portata un amico di Treviso, me l'ha portata Marco. Sì. E poi la cosa più divertente è anche il fatto che grandi quotidiani come il Corriere del Veneto cominciano a occuparsi delle radici, al di là degli scrittori che parlano di questo, di cui
come tutti i politici venti, io non ho una grande considerazione, perciò evito anche di citarlo, in cui anche questo uomo ex uomo politico comincia a dire chiaramente: è un primato civile della Serenissima quello di non appiattirsi sul cristianesimo. Cioè, non è che la Serenissima non si sia appiattita sul cristianesimo, la Serenissima si è appiattita sul cristianesimo. L'unica differenza fra la Serenissima e altre situazioni storiche è che la Serenissima era uno stato di commercianti, e i commercianti mettono al primo posto gli affari e al secondo posto la morale, l'etica cattolica. E la Serenissima praticamente ruppe quello che era un imperativo cattolico, che era quello di commerciare soltanto con i battezzati, cioè prima li battezziamo e poi ci vendiamo e ci compriamo le merci. La Serenissima ha detto: col cavolo questo, cioè noi vendiamo a chi ha un comportamento corretto nell'acquisto e nella vendita delle merci. E là fu lo scontro effettivamente fra le repubbliche marinare, che ripresero alcuni concetti di Roma antica, presero alcuni concetti della Grecia antica, e quello che era invece il cristianesimo. Lo scontro arrivò alla fine, in cui il Papa di allora scomunicò la Serenissima. La Serenissima, per tutta risposta, cacciò via i gesuiti dalla città di Venezia, cioè cacciò via le milizie pontificie della città di Venezia, e la Serenissima riuscì a vincere, cioè nel senso che non fu costretta ad andare in ginocchio a Canossa, e questa fu la rottura del dominio del papato. Ecco, questo è in sostanza, in soldoni. Beh, poi c'è un'altra cosa, che è una dichiarazione che varrà la pena di ricordare e di riportare, che dice sempre questo scrittore: ma non posso dimenticare il genocidio dei Sassoni ad opera del cristianissimo re e imperatore Carlo, o degli Inca nel nome di un altro imperatore, Carlo. Nei metodi brutali spesso preferiti al dialogo, al fine specificamente di diffondere il cristianesimo ai quattro angoli del mondo. Certamente i cristiani non possono essere classificati tout court come sensibili e aperti, colti, poligotti e tolleranti. Questa è una cosa. Vabbè, diciamo, se vuoi lo mando a quel paese, sto quello sì, che ha scritto ste robe. Sì, no, ecco, è già comunque significativo che qualcuno che esternamente, che non si è mai occupato di queste cose, comincia ad ammettere che effettivamente esiste uno scontro fra la visione della vita che avevano gli antichi veneti e portata avanti poi in altri tempi, perché basta ricordare il famoso Paolo Sarpi, dello scontro appunto fra il potere della Repubblica di Venezia, con lo Stato del Vaticano, su chi aveva il diritto di fare giustizia sui cittadini. E Paolo Sarpi disse chiaramente che il potere apparteneva allo Stato, e questo fu un grande riconoscimento. Per fortuna Paolo Sarpi ebbe la possibilità anche di applicare queste cose e di creare una norma. Però che qualcun altro deve cominciare a dire a detti stretti, e dopo anni in cui le cose venivano dimenticate, venivano negate o cancellate, che i cristiani certamente non sono gentili. Sai com'è? Quando questi politici o ex politici si interessano di queste cose, vuol dire che stanno puzzando l'affare. Cioè, cosa significa questo? Significa che ormai, a parte le trasmissioni che facciamo da 10 anni da questa radio, ma sta crescendo anche una sensibilità oggettiva, diciamo così, in giro. Sta crescendo, sì, questa sensibilità oggettiva in giro per la regione, in giro delle persone, che ci si sta accorgendo che è esistito in passato qualcosa di diverso di quello che oggi viene proclamato, e questi politici odorano quello che è l'affare. Cioè, per i politici esiste solo una cosa: esiste la quantità di voti che gli si può portare, e basta. E si stanno accorgendo che molte persone sono sensibili alle tematiche che stiamo svolgendo, e allora magari stanno mettendoci un piede dentro, vedendo se per caso possono. Il problema è che noi siamo molto selettivi, sì, non esatto. È che ci lasciamo turpinare. Soprattutto alle parole. O almeno non così poco, per così poco. Cioè, se uno deve vendersi, che almeno si venda bene, cioè che tiri qualcosa a casa, no? Si venda per quattro cagate. E difatti, appunto, noi il 4 di settembre, appunto, con la nostra Dea Reiti, ricordando che esiste nel vento anche una visione oltre che culturale, sociale, economica, storica e politica, ma anche una visione religiosa che è sempre stata in contrasto con il monoteismo, noi saremo a sfilare
intorno al muro della cittadella con i nostri standard della Dea Raetia. Chi vuole partecipare ci trova sicuramente appunto lì nel corteo. Il corteo comincerà domenica 4 settembre a Cittadella verso le ore 15:30. Per l'occasione abbiamo realizzato anche una maglietta con la Dea Raetia, con scritto Raetia Dea dei Veneti, e la mettiamo in vendita a 10 euro, insomma ne abbiamo fatte parecchie. E sarà anche la possibilità, così, con una maniera, diciamo, chiamiamola, che Claudio definisce folcloristica, di ricordare appunto l'importanza anche di una visione religioso-spirituale diversa da quella del monoteismo. Sì, ben, per quanto riguarda i paleoveneti, a me una cosa di questo articolo qua della Tribuna mi ha abbastanza colpito, Francesco, sì, se mi permetti, sì, sì, sì. Perché sono cose che mi stanno qua, no? Cioè, è da quando siamo venuti fuori a fare il paganesimo, che diciamo, guardate che gli antichi non hanno mai, i pagani antichi, le varie religioni non hanno mai fatto sacrifici umani nel senso classico del termine. Cioè, cosa si intende per sacrifici umani? Vabbè, hanno ammazzato prigionieri, hanno sicuramente consacrato ammazzare i prigionieri a questo o a quel dio, ma non si tratta di sacrifici umani. I sacrifici umani alla Isacco o al battesimo li fanno soltanto i monoteisti. Però qua e là veniva sempre qualcuno che aveva la mania che gli altri fanno sacrifici umani, poi arriva il cristianesimo ed elimina i sacrifici umani, perché poi questo è il meccanismo. E si è imputato questo ai Fenici, ai Cartaginesi, si è imputato anche ai Veneti. Questa è la cosa che mi ha colpito molto. E in questo articolo si dice che le differenze fra uomo e donna scompaiono nel periodo aristocratico, VII secolo avanti Cristo. Cioè, innanzitutto cominciamo a mettere a punto questo, le differenze uomo-donna, no? Scompaiono nel VII secolo avanti Cristo, chissà chi dopo le ha imposte, no? Quando le pari opportunità fanno capolino anche tra i veneti antichi. Una scoperta recente, sino a 10 anni fa, infatti gli archeologi, interpretavano la presenza di più individui nella stessa tomba come il sacrificio della vedova, un rito che ricordava la religione induista. Oggi non più. A parlarne la direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Este, Angela Ruta Serafini. Allora, prima di dire ciò che dice Angela Ruta Serafini, mi fermo un attimo qua. Cioè, fino a 10 anni fa si pensava che morto il marito gli ammazzassero anche la moglie come sacrificio umano e la mettessero nella tomba del marito. Ora io vi chiedo, quale mente malata può partorire una simile idea? Perché voi mettetevi nei panni delle popolazioni antiche. Le popolazioni antiche non avevano decine di migliaia di persone, avevano un certo numero di persone che lavoravano, che aravano i campi, che allevavano i cavalli, che accudivano alle case. Qual è quella comunità così idiota da privarsi di suoi cittadini che possono lavorare o contribuire alla società? Cioè, spiegatemi un po' nelle menti degli antichi. Non sto parlando dal punto di vista monoteista, che le persone sono solo bestie, ma dal punto di vista di cittadini che hanno le pari opportunità fra uomo e donna, oltretutto. Cioè, solo una mente malata di monoteista, di cristiano, può partorire una roba del genere. Allora vediamo un po' cosa ci dice questa direttrice del Museo Archeologico Nazionale. Nell'ultimo periodo abbiamo capito che non c'era una morte simultanea, cioè morto il marito non si occupava anche la moglie, ma che le tombe venivano sistematicamente aperte per mettere i nuovi morti. Cioè, ma mi sembra ovvio, cioè mi sembra una cosa così lapalissiana che secondo me doveva essere la prima idea che gli arrivava in testa e dopo in secondo luogo le altre idee. Cioè, come si può avere delle menti così perverse e malate di pensare in questo modo? Veramente. Sì, ma dato la scoperta che fanno riferimento è una scoperta di circa 2 anni fa fatta a Padova in uno scavo nel palazzo Emo Capodilista, in cui vengono alla luce numerose ritrovamenti di tombe antiche che dimostravano che non esisteva il sacrificio umano. Però questo qua è un discorso sempre aprioristico che si pone contro il discorso della cultura e si proietta la proiezione, l'imposizione sul passato di follie che sono solo del monoteismo, perché il sacrificio umano non è mai esistito nelle civiltà precristiane o nelle antiche religioni, ed è soltanto il monoteismo che ha questo concetto essenziale, basilare, fondamentale del sacrificio umano.
anche perché proprio anche le distinzioni uomo-donna, le distinzioni uomo-donna sono state introdotte dal monoteismo. Se noi pensiamo anche agli antichi veneti, in cui c'era la massima libertà, in cui esistevano divinità femminili che venivano venerate, ricordiamo Reitia, ma divinità femminili che insegnavano a scrivere. Difatti qualcuno ha giustamente sottolineato questa caratteristica degli antichi veneti, il fatto che ci fossero sacrifici ex voto in tutti i santuari in cui si ricordava che la divinità insegnava a scrivere, cioè non diceva cosa dovevi pensare, fare o agire, ma ti dava uno strumento di comunicazione essenziale. E certo, la ricchezza, l'abbondanza, la fantasia e l'enorme quantità di elementi che dimostravano una società decisamente superiore a quella monoteista, a quella del Medioevo, a quella successiva al crollo dell'Impero Romano, dava veramente l'irritazione ai monoteisti. E allora bisognava sempre dipingere, cercare di attribuire all'antico un qualcosa di violento e di malvagio, cosa che non è mai esistita, perché se pensiamo che anche recentemente Claudio giustamente si è arrabbiato con studio di cultura cimbra, perché ha detto che sono arrivati i cristiani a liberare i cimbri dai sacrifici umani, cioè si verrebbe voglia di fare un sacrificio umano, no, di chi ha scritto una cosa del genere. Oltretutto, questo centro di cultura cimbra dell'altopiano di Asiago va ad offendere tutti quelli che erano gli antichi abitanti dell'altopiano di Asiago, sì, perché i cimbri, cioè la cultura cimbra sull'altopiano di Asiago è molto tarda, cioè nel senso che i cimbri vengono importati da un vescovo da alcune regioni della Germania per permettere di colonizzare alcune zone dell'altopiano di Asiago. Ma le popolazioni precedenti avevano chiaramente una loro cultura che si è fusa con la cultura romana. Per cui che i cristiani arrivano in maniera molto tarda a costruire delle leggende in cui sull'altipiano di Asiago avvenivano i sacrifici umani, mentre loro diventavano più deboli, facevano i sacrifici umani per essere forti, mentre i cristiani erano i più forti, cioè veramente è una cosa squallida ed infame, ed è un'attività di propaganda finalizzata proprio a sputtanare le antiche popolazioni. E chiaramente il vescovo si è portato dei cimbri, no? Dalla Germania e li ha portati per colonizzare l'altopiano, perché se l'altopiano non li produce, nessuno pianta patate, nessuno pianta i boschi, nessuno alleva pecore, chiaramente lui non può avere le tasse. Allora cosa ha fatto? Ha preso dei lavoratori tedeschi, i cimbri, quelli che passano per cimbri, e li ha portati sull'altopiano di Asiago, e là si sono inventate tutte quante le leggende di propaganda rispetto ad antiche popolazioni che là oltretutto ormai non c'erano neanche più o c'erano in maniera estremamente limitata. Per cui queste leggende che vengono fatte sono effettivamente delle vere e proprie operazioni di propaganda finalizzate a sputtanare quello che sono le popolazioni dell'altopiano, a differenza per esempio di altre popolazioni tipo quelle di Giazza, che invece hanno un'altra storia, hanno una storia, una trasformazione diversa, insomma. È effettivamente offensivo per l'altipiano di Asiago che il centro cimbro, che il centro di cultura cimbra, spacci queste porcate, queste porcherie, passandole per leggende. In realtà sono atti di propaganda pura e semplice del cattolicesimo contro le antiche popolazioni. E ciò, d'altronde, ci sono gli antichi altari, ci sono gli antichi posti di ritrovo, si scavano, si trovano le capanne degli antichi, si trovano antichi oggetti, e bisogna pur spiegare in qualche modo questo, no? Se no, come ha fatto Dio a creare il mondo in tre giorni? Sì, ma è come lo stesso discorso che noi abbiamo nel folklore, il corso delle anguane che da amiche, da compagne, da presenti che vivono normalmente con l'uomo, che c'è uno scambio in cui possono, sono mogli, in cui esiste una comunità delle anguane che interagisce, che agisce, che si mescola con gli uomini, all'improvviso diventano malvagie, cattive, diventano pericolose. Quando, se noi andiamo a recuperare il fatto stesso delle anguane, tutti quanti i miti ci dicono in realtà che sono amiche dell'uomo, che insegnano, che sono sempre pronte, che aiutano, che sono di sostegno, che si scambiano quelle cose, che sono delle ottime madri. E per vedere lo scontro, ad esempio, che c'è stato, basta pensare ad esempio che le anguane dipinte sempre in maniera positiva, quando muoiono diventano dei serpenti. Pensate all'odio che i monoteisti hanno per il serpente, cioè il fatto stesso che nel mito, nel racconto, nella leggenda sopravviva questo fatto del serpente come una trasformazione di un essere positivo in qualcosa che muore, che diventa serpente. E nei racconti si dice sempre che la ranguana diventata serpente si cura dei suoi figli. Pensate cosa da rappresentare per i monoteisti che arrivavano col serpente tentatore dell'Eden,
E sono queste popolazioni che avevano come mito positivo il serpente. Sì, vabbè, e poi le persone vanno a vedersi, vanno in una farmacia e vedono il simbolo della farmacia e c'è il bastone di Esculapio con i serpenti, sì, il caduceo. E i serpenti è il simbolo della vita, per cui cioè, giochiamo sui simboli, sì. Francesco. Sì, ma difatti anche per i monoteisti tutte quante cose che loro dovevano, la medicina dava fastidio, di conseguenza proprio perché doveva essere Dio a stabilire la vita degli uomini. Per cui se vogliamo usare il simbolismo classico, diciamo che il monoteismo cristiani sono i nemici della vita, perché sono i nemici del serpente. Effettivamente sono, cioè, è il classico. Se vogliamo, insomma, non c'è altro. Sì, infatti potete pensare quale secondo ci possa essere stato... Cioè, dicono qua, questo sempre scrittore dice che la cristianizzazione del Veneto fu positiva, fu fatta con buone maniere, in realtà che tutte le cristianizzazioni sono sempre avvenute tramite la cancellazione, la distruzione dei templi, perché se pensiamo anche il mito inventato di Prosdocimo che sale sul Monte Sumano e distrugge il Tempio, certo non è un esempio positivo, cioè nel senso che dà la dimostrazione chiaramente del metodo tipicamente violento. Che in tutte le epoche il monoteismo è sempre questo, arriva portando distruzione, portando annichilimento e cancellazione di ogni storia, di ogni vita. E di conseguenza è inutile che per salvare il cristianesimo dica che nel Veneto il cristianesimo si è diffuso in maniera positiva, perché se dovessimo seguire storici ben più autorevoli, più significativi, si dimostra che ci fu una resistenza pagana alla cristianizzazione fortissima, anche perché i cristiani si presentarono sempre come violenti. C'è sempre la storia del santo qua, San... no, Felice... santo qua del Trentino che andò per distruggere il Varendena, andò per distruggere la statua di Summano, la statua di Saturno e venne ammazzato a sassate dai contadini. Giustamente. Cioè, lui è venuto con l'esercito per distruggere la statua di Saturno, che chiaramente non è che sia stato ucciso in chissà quale cosa, è stato preso a sassate dai contadini, che è una difesa immediata, cioè non è una premeditazione. La premeditazione era di questo disgraziato che era venuto per distruggere la statua di Saturno. E è stata una delle ultime resistenze, diciamo così, dei contadini all'avanzare criminale del cristianesimo. E quello è un dato di fatto, cioè essere cristiani ed essere criminali è la stessa identica cosa, cioè sono due sinonimi, non cambia assolutamente. Sì, l'abbiamo ricordato che ad esempio anche quanti ad esempio dei boschi sono stati tagliati soltanto perché erano boschi sacri, cioè nel senso che pur essendoci un decremento della popolazione dopo la caduta dell'impero romano che aveva raggiunto un discorso di richiesta di legname enorme, in realtà si distrugge più legname, più patrimonio boschivo nel periodo di decadenza che nel periodo di splendore dell'impero romano, proprio perché i cristiani andavano a distruggere i boschi ritenuti sacri, ritenevano normale dover cancellare interi boschi solo perché le persone li reputavano sacri. Questo è avvenuto in gran parte anche qui in Italia e anche in giro, però diciamo così che la distruzione sistematica del bosco è stata una delle aggressioni fondamentali che hanno subito i pagani sassoni, i pagani nordici. Ma anche in Italia. Guarda che esistono, sì, esistono studi forestali proprio fatti in cui dicono che dopo l'impero del Romano, cioè che l'impero romano logicamente era esteso, richiedeva legname, eppure crolla l'impero romano, crollano le comunicazioni, spariscono le grandi città e pure la scomparsa del patrimonio boschivo è più grande, solo perché logicamente i cristiani, quel concetto dell'apocalisse, dell'annientamento, della purificazione, dell'Armageddon, dello scontro finale, della cancellazione tramite fiamme purificatrici dell'inferno, vanno a bruciare i boschi sacri e logicamente hanno cambiato anche il territorio. Difatti, se voi pensate, come mai una delle più grandi inondazioni ha colpito il Veneto proprio nel periodo medievale? Non perché ha piovuto di più, perché anche ai tempi dell'impero romano non è che piovesse, ma perché c'era un uso più attento del territorio, cioè non si andava a distruggere i boschi in maniera senza senso, ma c'era un rapporto organico tra la gente che viveva nei boschi, questi luoghi, e manteneva un equilibrio naturale. I monoteisti, facendo cancellare qualsiasi culto, qualsiasi riferimento al luogo, qualsiasi riferimento alla capacità di interagire con l'ambiente, hanno portato alla distruzione, alla cancellazione di molte zone boschive, e a quel punto, quando arrivò la prima pioggia, ci fu il disastro di molte zone del Veneto proprio per questi allagamenti, non perché fosse una condizione particolare, ma proprio perché fu generata dalle follie dei predicatori che bruciavano i boschi sacri. Boschi e persone bruciare.
C'è un vescovo, un tale William Levada, ti dice niente?